E dare innanzitutto fare appunto un lavoro di pulizia, di ordinamento eccetera, poi anche fare anche un discorso sulla memoria che è giusto che venga fatto, perché comunque a 50 anni un caso che vede un caso così grande, che unico al mondo, diciamo sicuramente il più sconcertante in Italia avvenuto dal dopoguerra ad oggi, non abbia avuto quantomeno, a prescindere da come la si pensi, quantomeno un risarcimento per le vittime, per i familiari, famiglia. Nulla, niente. Addirittura vengono legati gli atti all'avvocato delle vittime francesi, l'indagine attualmente. Cioè, noi vorremmo fare questo discorso alla memoria raccontando la storia nel modo più corretto possibile, ecco, seguendo come linea guida gli atti verbali, queste cose sicure, al di là delle interpretazioni, eccetera. Anche se seguire gli atti, anche perché, come hai detto te, anche nella chiacchierata, ma poi basta leggere il tuo libro, ma aver studiato un po'. Quante volte cambiano le testimonianze di questo e di quello? Te perdi spesso negli atti, capito? Anche quella. Infatti bisogna distinguere le verbalizzazioni del tempo, quindi l'immediatezza dei fatti, e le testimonianze dopo 10-15 anni. Qual è stata la difficoltà del PM Minini a fare l'indagine di Narducci? Quella di riaver aperto un caso dopo 15 anni. Testimoni, chi è morto, chi anche il potere testimoniale, ricordo amnestico, sfuma, si condiziona. I testimoni di Scopeti che dichiarano di aver visto la coppia francese la domenica mattina, nell'immediatezza dei fatti, qui ci sono i verbali, non dicono di aver visto la coppia francese, dicono di aver visto una ragazza dai capelli corti. Dopo 10-15 anni cominciano a dire una coppia, dopo 17 diventa una coppia che addirittura pranza lì e poi va via e parlava francese. Quindi vedete ricordo... È come il discorso di una bomba in America, fece il primo identikit, dopo quando lo rifecero, la ragazza che fece l'identikit si ricordava chi aveva fatto l'identikit, chi chiese di fare l'identikit, quindi... Dopo è chiaro che il tempo fatto fuori il tempo, guarda, i testimoni di Baccaiano, secondo me una versione continuamente diversa, eppure erano loro, certo. In un caso particolarissimo, cioè si trovano a tu per tu, fra cui però un paio avevano 15 anni, a Baccaiano una cosa è inequivocabile, si discute troppo secondo me sulla posizione del Mainardi, se era dietro, se era dietro. Oggi non era venuta no, la cosa fondamentale è una, qui abbiamo 5 testimoni che verbalizzano 2 ore dopo l'omicidio di essere passati lì a 1 minuto, 2 minuti di distanza dall'omicidio e non vedono Lotti, Vanni, Pacciani e le due auto, quindi la testimonianza di Lotti è falsa. Sono un minuto, è difficile anche che sia stato commesso l'omicidio al di là del Vanni, cioè. Sparare, 2 minuti. Quindi lei crede che comunque vera la testimonianza che dicono che Paolo era vivo e che ha provato a fare inversione, che non è stato il mostro a spostare la macchina? Che c'è anche questa teoria di costruzioni, spari, cose assurde. È stato lui che poi dopo l'hanno sparato. No, ma lui è arrivato in ospedale sì, vivo. Però che lui ha trovato a fare retromarcia. E lui? Però poi la macchina, nel dramma del momento. Scusami, la macchina è stata ritrovata con le sicure abbassate, con la retromarcia e non ci sono segni di slittamento. Però le chiavi erano, se ho letto, non so se è questa anche leggenda, che erano state buttate. No, sono state prese e buttate nel campo, quindi per spengere le luci. Ok, però è vero, perché però le luci non si sono spente e lui ha sparato ai fari, quindi sì, questa è l'unica ricostruzione che hanno fatto bene. Cioè, torna. Però a noi non è che interessa, poi si diventa morbosi no, a vedere... è che poco il tempo, invece vabbè, sparare effettivamente poco, però mi è sempre sembrato tanto poco. Ma lui era lì, infatti. 2 minuti a ammazzare, a sparare 8 colpi. Magari non era scappato. Prova a contare dal resto 2 minuti. Lui era, cioè, erano dietro,
sente probabilmente qualcosa non va, va davanti. A proposito, scusa, quando cominciò la serie dei processi, eccetera, quindi nell'immaginario collettivo tutti noi vedevamo questi soggetti, diciamo la verità, spacciani, soprattutto violenti, briaconi, buzzurroni, come piena tutta quella fascia, qualunque fascia appenninica nostra, ma non solo appenninica, no? Un po' semplicioni. Ora, man mano, almeno questa è stata la mia riflessione, che mi addentravo dentro questo caso, queste escissioni di parti femminili intime, ma non solo, la famosa lettera spedita alla dottoressa Della Monica con il reperto dentro, cioè, io facevo fatica a immaginare un Pacciani o un Vanni o un Lotti che sinceramente potevano mettersi lì, perché anche mi sembra in quasi tutti i casi queste escissioni fatte bene, non brum, buttate via così. Ma al di là sì, bene, alcune oppure, sì, alcune sì, no, qualcuna più, più, più grossolana, qualcuna più. Questo non è che facevi fatica tu, faceva fatica anche il PG. Cioè, quindi c'è un Vanni, un Lotti, un Pacciani. Piero Toni disse. No, da lì ve lo dite, mi è motivata la cosa di pensare ai mandanti, capito? Dentro la mia testa. Poi, sì, ma lei affiderebbe mai a tre contadini di 60 anni ubriachi alle 7 della mattina? E Vanni è ubriaco alle 7 di mattina. Però io dico sempre, io so razzicinato. No, affiderebbe un compito del genere. Uno psicolabile potrebbe anche farlo, dico io. E ti fideresti? E fra psicolabili magari scappa la parola, che non si fa beccare. No, hai ragione anche te. Appunto, che sono arrivato alla conclusione alla quale forse sei arrivato. Pacciani comunque era un puro infartuato, c'era 60 anni. Sì, lo so. Tu affideresti a Pacciani 60 anni, due infarti? No, no. Un omicidio di due ragazzi? E se gli si inceppa la pistola? Sì, se il giorno sì, dopo imbriaco alla casa fa, del popolo, chiacchiera. No, lo so, sono tutte cose. Sei più scemo di lui. Mi ha fatto pensare che alla fine il mandante e l'omicida erano la stessa persona, però in grado più elevato. Quello senz'altro, ma allora perché ipotizzare per forza l'idea del mandante? No, ma se la letteratura non ce lo dice. Perché mi aveva catturato la storia del dottor qui, e quella è Calamandrei, attenzione. No, ma Narducci nasce come, tra virgolettissime, mostro già dagli anni 80. Sì, sì, anche per quello. Come singolo, dopo gli anni 2000 viene inserito in un discorso di setta, perché ormai si era cristallizzato le sentenze dei compagni di merende. Ma inizialmente si è sempre indagato in questa direzione, cioè del singolo individuo, come tutta la letteratura criminale e criminologica ci riporta. Ci può essere un unicum, lo dicevo al convegno dell'altro giorno, questo unicum deve essere dimostrato scientificamente, con prove, e qui non si è dimostrato assolutamente nulla. Si basano queste. E poi gli altri ragazzi chi li ha uccisi? Quei sei ragazzi che vanno dall'81 a ritroso fino al 74. Da un punto di vista giuridico, come si fa a scrivere che questo caso è risolto? No, assolutamente. Come si fa a dire che in questo caso si cercano ancora i mandanti? Se li si è cercati per 30 anni e non si è mai trovato nulla, c'è stata una soluzione per i mandanti, senza entrare nello specifico. Quindi in 30 anni questi mandanti dove stanno? Cioè, coperti da chi? Da quale potere assoluto? In Italia ci sta tutto, eh? Sì, ma a meno che il mandante non fosse una persona lungimirante quanto lo è stata Andreotti, che per 30 anni ha avuto il potere, lo posso capire, ma non credo che ci sia questo il caso, insomma. Perché deve avere un potere per un periodo temporale che c'è, cioè, chi è? Il Papa, il mandante. Io non ho questa opinione. Ma quel guardone che è stato Mi vai da
No, perché effettivamente l'81, su quello dei Scandicci, che lui fu arrestato perché già prima che uscissero i giornali sapeva del delitto e quindi l'hanno arrestato. Spalletti. Non mi veniva il nome, Spalletti, sì, chiedo. Che non è l'allenatore del Milan. Lui dice, avrà visto qualcosa, però ho visto qualcosa, cioè, dice, pur essendo di quelle zone. Ma della persona. Allora, su Spalletti c'è un episodio che racconto nel documentario, due episodi interessanti su quel delitto lì. E dico piccolo, le anticipo insomma, se no poi non ve lo vedete. E allora c'è il discorso che alla caserma dei carabinieri arriva una telefonata che segnala la targa dello Spalletti. Questa è una cosa che da poche parti si è letta. E quindi già secondo me c'è l'idea di un qualcuno su cui scaricare. Poi c'è la testimonianza del Fabbri, di Fosco Fabbri, che secondo me è lui a passare, in base a dove abitava, nella via dell'arrivo, non Spalletti. C'era un giro di guardoni, quindi probabilmente la notte si sono passati la voce che c'era stato questo omicidio. Spalletti lo riferisce al bar, lo riferisce alla moglie e poi viene arrestato. Altro errore, perché non si arresta. Si manda a casa, si segue, si fa seguire e si intercetta. Una persona così non lo arresti, dopo lo arresti semmai. E c'è quest'altro episodio interessante di Fosco Fabbri, che viene fermato nel 68 da una persona in divisa da forestale, non si è capito bene, che lo minaccia con la pistola in macchina. Poi vabbè, lo racconto bene nel documentario, ma è uno spunto interessante che mi dette l'avvocato Filastò come spunti, attenzione, io non mi sono mai spinto molto al di là, se non sulle cose su cui ho documenti in mano. Quindi insomma crede che lui non abbia visto niente, cioè se non per sentito. Secondo me Spalletti no, se qualcuno che ha visto è semmai è Fabbri. Non puoi fare un mostro su delle supposizioni o su degli indizi. Qui c'era Piero Toni, al processo Pacciani, che del PG disse un indizio, mezzo indizio più mezzo indizio fa zero, non fa uno. E quindi smontò tutto quello che la procura, che Vigna ha fatto. Vigna si arrabbiò all'ennesima potenza. Quindi dopo Vigna passò all'antimafia, quindi il discorso dell'insuccesso di Pacciani spinse Vigna a un'indagine molto più approfondita. Infatti fu lo stesso Ognibene, quello della sentenza Pacciani, che io ricordo aver scoperto Ognibene, quello che fece la sentenza di condanna a Pacciani a 14 ergastoli, era il giudice all'atere della condanna a Pacciani per le figlie. Quindi io non so se c'è un conflitto. Era un estimatore di Pacciani. Io sinceramente non lo so, però l'ho notato e l'ho fatto presente, poi magari mi sbaglio. Però tante cose, tutte queste cose che trovate nel libro, giornali, la maggior parte dei media non ve l'ha proprio dette queste cose. Non le ha dette, non le ha raccontate. Cioè bisogna raccontare i fatti per quelli che sono, sia da un verso e sia dall'altro. Qui non mi pare che c'è una chiara e decisa e sicura, come dicono alcuni, constatazione di determinati fatti. Queste condanne sono state emesse, sì, fino al terzo grado, sì, parziali, sì, per il libero convincimento del giudice, anche se il codice dice che in caso in dubbio pro reo. Quindi al di là di ogni ragionevole dubbio c'è un capitolo dedicato, giuridico e finale. Il dubbio doveva far assolvere Mario Vanni. Questo è il titolo di questo libro. Volevo chiedere una cosa. Visto che se mi lasci un attimo. Ma la lunga la domanda. No, proprio perché si è toccato l'argomento appunto delle condanne di Pacciani per gli abusi alle figlie. A me a livello di suggestione mi viene in mente che proprio Pacciani, anche per questi trascorsi qui,
per me è un po' lontano dall'immagine che mi sono fatto del mostro, lo vedo invece più come un inibito, moralizzatore, uno che ha paura a toccare le donne, per dire, per come anche le spoglie, per dire, cioè psicologicamente lo vedo quasi all'opposto. È la stessa idea che mi sono fatto un satiro, la stessa idea che mi sono fatto io, identica, però lo pensiamo noi, non possiamo dimostrarlo e non dobbiamo dimostrarlo, e questo ragionamento l'avrebbero dovuto fare i giudici e quelli che hanno fatto gli investigatori, si sono innamorati di una tesi e l'hanno, i giudici, i magistrati, gli inquirenti devono portare prove, non ipotesi quale può essere la tua, che io condivido al 100%. Su Pacciani non possiamo assolutamente dire che non era il mostro di Firenze, ma non possiamo dire che era il mostro di Firenze, perché la testimonianza di Lotti è una testimonianza mendace, lo abbiamo dimostrato, ma non io l'ho dimostrato, l'hanno dimostrato tanti prima di me, io l'ho documentato, ho aggiunto dei documenti facendo lo studio sull'entomologia, sull'avvocato delle vittime francesi ha portato